È il felice connubio tra ambiente e arte a definire compiutamente la realtà nella dimensione più consona alla condizione umana, perché l'intelletto riesce a cogliere della natura aspetti indecifrabili dai sensi. Per questo occuparsi di cultura è più redditizio che analizzare i fatti di cronaca quotidiana che esaltano l'immagine distorta del reale, perché il mondo non è come appare, bensì come l'uomo lo pensa e con la sua azione cosciente lo trasforma. Oggi la testimonianza di giovani appassionati che, nonostante la carenza di mezzi e prospettive economiche, si prodigano in attività di promozione umana e sociale, non è solo commovente, ma soprattutto esemplare per chi della vita vuol veramente cogliere il senso al di là di ogni convenienza. Siamo un gruppo di 30-40 giovani appassionati di arte e di ambiente. Facciamo parte della delegazione di Treviso, che è una delegazione molto importante in zona. Il nostro ruolo fondamentale è quello di sensibilizzare i nostri coetanei verso l'arte, verso l'ambiente, verso questa bellezza che ci circonda, come Villa Franchetti qua oggi. Fai un giro in villa nasce l'anno scorso con un bando del Comune di Treviso, il bando 1630, che ci ha dato la possibilità di aprire Villa Manfring, detta Margherita. Quest'anno abbiamo deciso di bissare il nostro primo evento con l'apertura di Villa Franchetti. Ringraziamo Provincia di Treviso, che è la proprietaria, Fondazione Cassamarca, che attualmente la gestisce, per questa opportunità che ci ha dato. Questo progetto di Fai un giro in villa nasce per spiegare alle persone che le ville venete non sono solamente dei bellissimi palazzi affrescati con delle opere architettoniche spettacolari fatte da Palladio e da molti altri architetti dell'epoca, ma è un fenomeno culturale che ci interessa tutti quanti e che ha influenzato nei secoli il nostro stile di vita. E il nostro obiettivo è proprio quello di raccontare tramite abiti, affreschi, pitture, tramite delle cartografie, delle fotografie d'epoca, come il fenomeno delle ville si è cresciuto nel nostro territorio. Noi quest'oggi in Villa Franchetti esporremo delle carte storiche della fine del 1700, delle fotografie che ci ha fornito la Società Iconografica, dei quadri che ci ha fornito il signor Adriano Favro sulla villa e su Isabella Albrizzi, che è la proprietaria, fotografie del FAST e molto altro ancora. In occasione di questo evento ho curato tutta quella che è la ricerca storica per il materiale delle guide e quindi scoprire tutto ciò che questo bellissimo bene, non attualmente aperto al pubblico, poteva offrire ai visitatori. Quindi tutte le curiosità sulla vita dei proprietari e soprattutto quel manto di mistero e di cultura che questa villa rappresenta nel territorio. Il FAI di Treviso, che è una delegazione sul territorio del FAI Fondamento Italiano, che è una fondazione a livello nazionale e si occupa sostanzialmente della salvaguardia e della conservazione dell'ambiente, ha anche come progetti questo, quindi quello l'apertura di beni non fruibili alla cittadinanza tutti i giorni, ma anche cerca di sensibilizzare tutti quanti, quindi soprattutto le nuove generazioni, attraverso dei nuovi progetti come Fai Scuola, che porta nelle scuole proprio quella che è la filosofia del FAI, quindi tentare di spiegare e sensibilizzare queste nuove generazioni che l'Italia ha un patrimonio culturale immenso e con un piccolo impegno di volontariato e soprattutto quella curiosità che ci permette di scoprire cosa c'è tante volte dietro a un cancello chiuso, di scoprire appunto questi beni. Quest'anno abbiamo coinvolto tutte le associazioni del territorio, dei partner istituzionali, quindi oltre alla provincia di Treviso, Istituto Regionale Ville Venete che si occupa tutti i giorni della tutela, l'associazione Ville Venete che è l'associazione dei proprietari, perché per la tutela Ville Venete bisogna coinvolgere chi tutti i giorni le vive, e poi tutte le associazioni culturali, non solo, abbiamo laboratori per bambini, abbiamo fatto della raccolta di materiale fotografico, insomma fare rete è importante perché è l'unico modo per avere forza nel territorio per poter riaprire questi luoghi a tutti quanti. All'iniziativa hanno partecipato con entusiasmo anche associazioni teatrali, contribuendo efficacemente all'animazione storico-culturale della manifestazione.
La FIT di Treviso ha deciso di collaborare insieme ai ragazzi del FAI Giovani in questa bellissima iniziativa per far conoscere e valorizzare un tesoro che c'è alle porte della città, che è questa villa Franchetti Albrizzi. Partecipando a questa iniziativa, perché crediamo fortemente che sia solo lavorando insieme che si può innanzitutto uscire da un momento difficile per tutti e poi trovare nuovi stimoli e nuove energie per fare in modo che la cultura sia un patrimonio di tutti. Ho avuto l'onore di partecipare a questo lavoro che è stato creato appositamente per questa giornata Fai un giro in villa, che ha aperto le porte della villa e del parco di Villa Franchetti Albrizzi al pubblico. Noi abbiamo pensato di dare un contributo teatrale a questa esperienza, ricreando, inventando una situazione che ha coinvolto dei personaggi storicamente esistiti e che avevano calcato le stanze, frequentato le stanze e i vialetti di questo parco e li abbiamo fatti incontrare per dare il nostro punto di vista e per ricreare una situazione, un'ambientazione, il nostro punto di vista su un tema per noi importante, ma che sempre è importante, che è quello dell'amore. La FITA in questo modo, in questa maniera, ha voluto dare non solo una prova di quanto sono capaci gli attori e gli autori di questa associazione, ma ha voluto anche mostrare come si possa insieme realizzare in breve tempo un'iniziativa culturalmente, a nostro parere, interessante. Sono coinvolte in questa iniziativa 6 diverse compagnie FITA e che a loro volta hanno messo a disposizione 12 attori. 12 attori che si alterneranno in queste due giornate recitando questo breve pezzo ogni 45 minuti. L'esperienza è stata interessante e si pone come il proseguo di un'altra esperienza, che è quella di Affiatati, che è un'iniziativa appunto partita dalla FITA di Treviso e che vuole proprio creare questa sinergia, questo gruppo, questo lavorare insieme per esprimere quello che noi siamo capaci di fare, cioè fare teatro. Direi che il fattore principale è anche la grande opportunità di recitare in un contesto paesaggisticamente così interessante e quindi molto pertinente anche con lo spirito del lavoro che ha scritto Stefano, e quindi direi che c'è il testo, c'è l'ambientazione, i colleghi altamente preparati e direi una bella armonia, una bellissima esperienza che, se si potrà ripetere, sarò solo felice di poterla rifare. L'esperienza con colleghi di compagnie diverse arricchisce sempre molto, quindi oltre all'evocazione storica appunto di quello che succedeva in questo giardino con la contessa Isabella, anche appunto dal punto di vista personale per noi, secondo me è stato un gran bel appuntamento, un'ottima occasione, assolutamente. Sicuramente l'esperienza è stata fantastica, il contesto, la location eccezionali, particolare il rapporto con il pubblico, così quasi intimo, no? Lo si sentiva respirare in un certo qual modo, quindi questa è un'emozione molto grande per noi. E poi lavorare insieme, siamo attori di compagnie diverse, con esperienze diverse, ritrovarci qui in questa occasione sicuramente è un arricchimento anche personale molto, molto importante. Terza edizione dello stage internazionale di danza Città di Verona, saremo sempre al centro sportivo Consolini di Verona, quartiere zona Basso Acquar. Cominceremo il 24 di luglio con delle open class, sarebbero delle master class sia di contemporaneo che di danza classica.
Poi la settimana di stage vero e proprio, con le lezioni che cominceranno alle 9.30 del mattino fino alle ore 20, dal 27 di luglio al 2 di agosto, con l'esibizione finale domenica 2 di agosto. I ragazzi avranno la possibilità di fare lezioni di danza classica, di repertorio, lo studio delle punte, la danza contemporanea, il modern, il musical e il tip-tap. Abbiamo dei maestri di fama internazionale. Vi aspettiamo. Per avere maggiori informazioni potete visitare il nostro sito internet www.eventidanzaverona.it, o se preferite una voce che vi dà le informazioni chiamate il 334 588 4758. Eventi Danza Verona.